Buongiorno, oggi nuovo call Shane. Non so se state capendo la grandezza di questo pacco, ma iniziamo perché sto letteralmente morendo. Allora, tralasciando il ventilatore perché a Roma fanno letteralmente 40 gradi minimo, quindi si schiatta. Allora, la prima cosa che ho pescato sono questi divisori più trasparenti per la scrivania e vi ho già accennato il fatto che tra un mesetto rifarò tutta la mia stanza, quindi anche la scrivania che si è rotta e tutto, quindi questi devo dire che sono perfetti per organizzare il tutto. Poi sempre per la scrivania ho preso questo qui che è un mobiletto che si appoggia sopra. Raga, per assemblarlo ci ho messo letteralmente una vita. È così anche abbastanza grande, infatti accanto a me è così. E sopra ci metterò appunto il computer e qui ci metterò le varie cose tipo il caricabatterie del computer e così via. Riprendendo l'argomento di organizzazione della scrivania, ho preso questo qui, molto carino. Secondo me molto molto utile per le cose di cartoleria, quindi magari qualche penna qui, i post-it qua dentro e così via. Secondo me è molto carino. Poi davanti alla scrivania ci metterò magari anche uno specchio appunto con le luci, quindi mi truccherò in camera, non più al bagno come facevo sempre. E ho preso questo qui, dove ci metterò appunto qui cotton fioc e qui dischetti per lo struccante, così magari quando mi trucco in camera ce l'ho già tutta di mano, così. Anche abbastanza grande, non pensavo, molto carino. Poi chi mi conosce sa che sono malata dell'ordine del pulito, soprattutto in camera mia, quindi ho preso questo qui così, con questa specie di custodia trasparente, dove questo si alza e ci potete mettere tipo l'acqua, comunque un liquido, per pulire il computer, il telefono, e con questo tipo ci pulisce sopra, non so come spiegarlo. Venendo sul discorso pulizia, ho preso questo. Quanto è carino! Ovviamente adesso vi spiego che cos'è. Funziona a batterie ed è tipo un mini aspirapolvere da scrivania, non so come spiegarvelo così. L'ho visto spessissimo sui video di TikTok, magari i video delle americane che sistemavano camera, bellissimo, cioè stupendo. E come accessorio appunto per la futura camera ho preso questo che, quello sono io, che non si capisce ma sarà un orologio elettronico e si mette appunto in carica con questo, oppure potete metterci anche le batterie, scegliete voi, io penso a mettere le batterie. Adesso non trovo la spina delle batterie per farvelo vedere come funziona purtroppo, però appena le comprerò vi farò vedere tutto. Dopodiché ho preso lei, cioè non so se state capendo quanto è grande, è enorme e adesso vi faccio vedere meglio. Vabbè, è ingombrante, qui si apre così, come detto la casa dei Barbie, per me la rete male film, così ed è molto spaziosa. E poi ci sono anche questi cassetti qui, che ragazzi, non so se capite come sono grandi. Dopodiché qui sopra c'è questo specchio che si alza così, e potete spostarlo come vi pare e piace ed è veramente una cosa bellissima. L'unico problema è che non ho pensato al fatto che io metterò uno specchio qui davanti, quindi questo non mi servirà, perciò penso che questo lo metterò al bagno magari, o forse lo farò utilizzare a mamma per tutti i suoi trucchi. Come ultima cosa per la camera vi faccio vedere il tappeto enorme che ho preso, cioè è grande quanto me e io sono alta tipo 1,63. Dico solo questo, ovviamente le misure sono diverse e potete sceglierne un'altra più piccola magari, ed è così, è così, oddio qua non ce ne siete, è così, raga, è morbidissimo, cioè bellissimo, e questo andrà appunto accanto al letto. E adesso passo alle quattro cosette che ho preso per me, che appunto non riguardano la camera, però le devo far vedere. Allora, ho preso questa custodia per le mie cuffiette, che al momento sono piene di sotto, però ve le faccio vedere lo stesso quanto brilla. Certo, magari non è molto molto sobria, però è veramente stupenda proprio. E ora arriva il pezzo forte. Questa è la prima borsetta e purtroppo la luce non gli rende giustizia, è veramente molto bella anche il colore, anche se la telecamera sembra un po' più chiaro di quello che è. Cioè è piccolissima, però è proprio bella. All'interno ho questa catenella, quindi potete scegliere se portarla così come faccio sempre io oppure metterla appunto al collo. Poi abbiamo lei. Quanto cavolo, è carina. Qua si abbassa così, cioè molto flessibile, ed è così, molto sobria, lo so, però con il vestito arancione che ho, secondo me è pazzesca. Si apre così, e all'interno anche questa, appunto, la tracolla. E adesso, ultimo pezzo, anche in tema un po' Barbie, è lei. Cioè, quanto cavolo è bella, ragazze, io me ne sono innamorata, e leggermente più chiara nel video, però è veramente molto carina. Qua anche questa è molto flessibile, si abbassa così. Penso sia la mia preferita tra queste tre. E si apre anch'essa così. All'interno anche lei ha appunto la tracolla. Cioè,
di cosa stiamo parlando. È penso il mio pezzo preferito tra tutto il pacco enorme che avete appena visto. E come sapete io ho 1500 borsette di Shein di tutti i colori, quindi era proprio d'obbligo prendere anche queste. E niente, questo era il video haul del pacco di Shein che state aspettando da qualche giorno. E niente, vi mando un bacio.